Ragazzi, ragazze, bentornate in un nuovo video. Mi scuso per il ritardo, questo video l'avrei dovuto girare a fine giugno, me ne rendo conto. Se sentite un po' la voce metallica è perché ho un po' il ventilatore acceso che c'è parecchio caldo. Qui in Sicilia il caldo si sta iniziando a fare sentire parecchio. Adesso lo posso anche staccare. Allora, questo è il video finiti del mese. Per questo vi ho detto che l'avrei dovuto girare a giugno, a fine giugno. Allora, questo mese ho parecchi prodotti di Herbalife terminati, perché fra me e mia mamma se ne sta andando proprio come l'acqua Herbalife. Qualcosa per la pulizia della casa e dei vestiti, e qualcosa per l'igiene e la cura personale. Adesso vi faccio vedere tutti i prodottini. Intanto, visto che me l'hanno ricordato, voglio salutare subito la figlia della mia carissima amica Mary Basile, e voglio salutare Daisy. Ciao Gioia, stavolta mi sono ricordata, quindi ti mando un bacione grandissimo e ti saluto con un forte abbraccio. Speriamo di vederci presto, cucciola, va bene? Ciao piccolina, principessa. Saluto mia Kira, che è il cagnolino della mia amica. Questa breve parentesi è finita, quindi partiamo col video. Allora, ho terminato per provarlo questo That 5, che è una marca che si trova all'MD, un marchio che si trova all'MD, da 1,5 litri, bianco perfetto, ideale anche per bucata a mano, previene l'ingrigimento ed esalta il bianco, 30 lavaggi. Questo qui, non so se voi lo utilizzate, è un detersivo normale, non sbianca. Lava il bianco. L'ho provato ma non mi ci trovo granché bene. Lo spuma di champagne a bianco puro non lo cambierò mai con nessuno al mondo, soprattutto anche per la profumazione, per tutto. Questo si fa un bel profumo pure, ma come resa, diciamo, non deodora per niente, non sbianca, nel senso è un normale detersivo, niente di più. Quindi questo unni per non dire no. Poi ho terminato questo detergente liquido per la pulizia delle superfici alla lavanda della Deco, appunto, che è per il pavimento, senza risciacquo, super profumato per tutte le superfici lavabili, 24 ore di freschezza da un litro. Questo era la lavanda. Un comune detersivo, nulla di che. L'abbiamo utilizzato per lo più per pulizie, appunto, da ogni giorno, per ripassare, cioè, diciamo, è un prodotto così, normale. L'abbiamo provato, ma non lo ricompro, anche perché dentro ho parecchi prodotti della Stenom per adesso, soprattutto per la pulizia dei pavimenti. Poi ho comprato la mucchina igienizzante, sempre per i pavimenti. Rio casa mia all'alcol, quindi per adesso prodotti per lavare a terra ne ho parecchi. Sto per terminare adesso il Fresh Cleaner, sempre della Stenom, che adoro. Ed ho in utilizzo quello della Fresh Cleaner, pino di montagna, freschezza di pino, una cosa del genere. Quindi questo va bene per la pulizia di ogni giorno, ma ovviamente non vi aspettate non so che cosa, perché come profumazione è bella. Si sente in quel momento, ma poi non si sente più. Quindi ni pure questo. Può capitare, no? Una basta che prova. Adesso passiamo invece ai prodotti per la cura e l'igiene personale. Allora, io e la mia famiglia, l'ho utilizzato anche io questo, di solito non li utilizzo, li utilizzano il resto della mia famiglia. Malizia, bagnoschiuma, bioaloe e magnolia. Un profumo veramente strepitoso. Veramente bello. Questo è da 1 litro ed è un odore pazzesco. Aspettate che apro il mio cagnolino e fa appunto un odore pazzesco. Quindi questo super consigliato, Malizia bagnoschiuma bioaloe, lascia anche la pelle molto idratata e come
ingredienti sì, possono andare bene, diciamo. C'è l'aloe badensis, succo della foglia proprio messo come 1, 2, 3, 4, quinto ingrediente. Quindi non saprei. L'inci lascia un po' a desiderare. Comunque, io non lo utilizzo sempre, l'ho utilizzato perché fa una profumazione davvero buona. Questo super consigliato in quanto profumazione e idratazione, anche durata. Poi ho terminato un prodotto che vedete sempre nei miei video, sempre, 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 che è il Chilli Gel Formula Fresca con pH 5, clinicamente testato. Questo io lo utilizzerò a vita, non lo cambierò con niente al mondo, tranne se prenderò l'aloe vera, la linea all'aloe vera di Herbalife. Allora a quel punto, forse se mi trovo bene con quello, cambierò con quello. Ma questo non smetterò di comprarlo lo stesso, lo utilizzerò comunque. Quindi questo è un prodotto super super top. L'inci anche qui lascio un po' a desiderare, però mi trovo veramente bene. Acqua, lauret sulfate, certo. Ci sono un po' di prodotti che non vanno, però mi ci trovo da Dio. Top. Poi ho terminato questo detergente concentrato al coriandolo e mango ed è un bagno doccia nella Yves Rocher e il formato è quello appunto da viaggio da 50 ml. Praticamente questo qui, che odore pazzesco che fa. Questo qui l'ho trovato nel calendario dell'avvento del 2019, appunto, come regalino. Ne ho diversi ancora da finire, da iniziare. Quindi per adesso a bagnoschiumi sono davvero piena. Tra Avon e Yves Rocher. Comunque conto di finire tutto, infatti per adesso non sto comprando niente perché da settembre in poi, ottobre, voglio iniziare la linea Herbalife. Perché Herbalife, oltre ad essere nutrizione interna con gli integratori e tutta l'alimentazione, è anche nutrizione esterna. Quindi, se avete la possibilità di farvi spiegare la nutrizione esterna di Herbalife, fatevela spiegare o se volete informazioni commentate, perché i prodotti, io ho provato la crema per il viso, non è cosmesi, ma è appunto nutrizione esterna. È favolosa tutta la linea. Poi vi saprò dire. Poi abbiamo terminato questo dentifricio alito fresco flora e menta della Conad gel freschezza purificante da 75 ml. Questo qui, una profumazione di menta bellissima, leggera, alito fresco. E niente, ci siamo trovati bene, quindi prodotto consigliato. Se andate al Conad lo potete comprare tranquillamente. Ha una formula sbiancante, mi ci sono trovata veramente bene. Un altro prodottino che ho terminato è una semplice matita per gli occhi dell'Astra, quella là DB, questa qui, che è favolosa per gli occhi. Lascia un tratto veramente bello deciso come piace a me e mi è durato parecchio, 2 mesi mi pare. Certo, con questa quarantena siamo usciti un po' di meno, quindi i prodotti sono durati di più. Infatti ho un sacco di matite che avevo comprato appunto dell'Astra, me le sono messa dentro perché terminano subito, appena disponibili. Però ce l'ho tutte nuove. Quindi per adesso matite, ciprie, queste cose non mi servono nemmeno. Quindi non penso, vedrete. Tant'è che alla mia presentatrice della Yves Rocher, Desiree Arena, che saluto, un bacione. Per adesso non sto ordinando niente perché come prodotti rispetto all'Avon il brochet è molto più naturale, però non sto prendendo niente per adesso proprio per questo perché ho davvero tante cose a casa, troppe, troppe, troppe. Passiamo a Herbalife. Allora, mi devo un po' spostare. Allora, abbiamo terminato ben 4 frullati questo mese. Allora, abbiamo terminato quello alla banana, quello
Questi sono flaconi da 550 grammi. L'odore è favoloso, sembra che proprio ci è messa la banana qua dentro, nel senso il frutto. Cioè, è bellissimo, buonissimo. Poi abbiamo terminato questo qua, grande. Il Formula 1 Vanilla Cream, questo è il barattolone più grande da 780 grammi. Quindi alla vaniglia. All'interno sentite il rumore perché è con tanto di misurino, a parte. Non il cucchiaio solito. Poi abbiamo terminato quello gusto frutti di bosco. Buono, però dopo un po' mi stufa come gusto, quindi per adesso non lo prendo. Per adesso sto utilizzando il cacao, che è un top, un must per me. Quelli must ora ve li dico: il cacao e la fragola e il provento sto utilizzando. Per me i prodotti appunto che mi piacciono sono cacao, vaniglia, banana, fragola e basta. Questi qua fondamentalmente sono i gusti che prediligo di più. Poi per cambiare, ovviamente, di tanto in tanto una prende altri gusti, ecco. E poi abbiamo finito uno di biscotto croccante, sempre da 550 grammi. Quindi tre sono in formato 550, uno era da 780, quello grande. Poi abbiamo terminato due confezioni di omega 3, appunto in un mese, perché siamo in due, in uno ce ne sono 30, quindi uno per mia mamma e uno per me. Terminati. E mia mamma, che fa un lavoro pesante, comunque fa pulizie, dice che con questa dieta Herbalife non solo sta perdendo peso, ha perso 10 kg, io ne ho persi 20 in 5 mesi. E ovviamente è più magra di me, per questo ne perde di meno. Comunque, lavorando, quello che sta vedendo è che sente più energia, si sente più energica. Poi prendendo l'omega 3 si sente ancora meglio, perché giustamente nella sua famiglia ci sono molti casi con problemi al cuore, ecco. Quindi per prevenzione prende l'omega 3 e si sente bene, appunto. Quindi super consigliati, soprattutto per chi ha problemi cardiaci. Poi abbiamo terminato come altro integratore questo qua, il Multivitamin Complex, che ci sono appunto 60 compresse, quindi abbiamo fatto un mese. Poi abbiamo terminato questi infusi alle erbe, gusto lampone e gusto limone, questi qui. Eccoli qui, quello al limone è un gusto molto gradevole, soprattutto ora che è d'estate. Una mette l'acqua in frigo con questo qui e che te lo dica fa, cioè rinfrescante al massimo. E poi abbiamo finito due di questi grandi. Io quelli là più piccoli li utilizzo soprattutto la mattina nei 250 ml di acqua che prendo insieme all'aloe. Mentre questi qui grandi, che sono al gusto naturale, da 100 grammi, sì, questi sono invece da 50 grammi, quindi la metà. Questi da 100 grammi li utilizzo per preparare l'acqua e il jet drink che bevo durante il giorno. Sono 2 litri di infuso e 2 litri di jet drink. Nel jet drink metto un cucchiaio di infuso, mentre nella tisana normale, nell'infuso, ne metto 2. Poi abbiamo terminato per ultimo 2 di aloe concentrato al mango, quindi uno ciascuno. Questo qua e 2 di aloe max, quello più puro che c'è, proprio succo di foglia di aloe. Eccoli qua, questi sono 473 ml l'uno. Ok ragazzi, ragazze, questi erano tutti i prodotti terminati del mese, scusate per il ritardo, stavolta ho salutato Daisy, me lo sono ricordata e sono felice. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione!